Da lunedì la stazione marittima dovrebbe passare dal comune all'autorità portuale, che la gestirà con l'ausilio della società Salerno S.p.A., che si è aggiudicata fino alla fine dell'anno la gestione provvisoria e potrebbe dunque già iniziare la sua operatività, anche se per entrare a regime la stazione ne passerà ancora del tempo. Inizialmente l'infrastruttura potrebbe ospitare la biglietteria dei traghetti per la costiera, anche se per il futuro pare sia esclusa la presenza di questo terminal all'interno della stazione stessa, dove invece troveranno posto gli uffici della dogana e quelli di polizia e guardia costiera, prevista anche un'area ristoro, questo a breve periodo. Da domani ci sarà una gestione provvisoria, quindi partirà la biglietteria, partiranno le prime cose e poi la notizia che finalmente è stata aperta la stazione marittima ci consentirà, spero e credo, in tempi abbastanza rapidi poter assegnare la gestione definitiva. Logicamente sarà il mercato mondiale a richiedere questo tipo di attività. Noi cercheremo il gestore che porterà quante più navi possibili, con turisti che devono stare qui quanto più tempo possibile. Tra gli addetti ai lavori c'è grande attesa per l'entrata a regime del molo Manfredi, che consentirà una migliore organizzazione nel traffico in entrata e in uscita, come spiega anche il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Gaetano Angora. Si tratta di un gioiello dell'architettura, cioè l'Archistar Zadid ha realizzato veramente una stazione marittima che costituisce un fiore all'occhiello sia delle infrastrutture portuali nazionali che probabilmente europee. Poi per quanto riguarda il fatto di avere una stazione marittima, speriamo quanto prima funzionale, come diceva il governatore De Luca, con l'ampliamento degli escavi e con la possibilità di ospitare navi da crociera molto più con portate passeggeri molto maggiori, sicuramente contribuisce anche sotto il profilo di senso a organizzare l'imbarco e lo sbarco passeggeri in maniera molto migliore. L'anno scorso abbiamo avuto quasi 150 accosti, quest'anno ne sono previsti 160, però unità di grosse dimensioni con pescaggi grandi per il momento ancora non è possibile ormeggiare la Mola Manfredi, dove verranno unità da crociera di dimensioni leggermente più piccole. Comunque avere questo punto di riferimento è nevralgico, è essenziale. È straordinario per l'organizzazione dei servizi, immagino che sarà tra un poco affidato il bando per la gestione della stazione marittima da parte dell'autorità portuale, ed un'organizzazione che consente dal punto di vista dell'efficienza dei servizi e della sicurezza questo tipo di prospettive è solo un sogno.